Sconfitta deludente per il Cosenza al Campo Italio di Sorrento. La formazione rossoblu di mister Cappellacci paga le assenze di Mosciaro e di Alessandro per squalifica, ma anche e soprattutto un atteggiamento remissivo, forse causato dalla mancanza di giuste motivazioni in vista di questa sfida in Campania. Ed i lupi in classifica rallentano ancora. Il Sorrento di Simonelli fa così per una volta un figurone in questo campionato che si è rivelato molto deludente per le ambizioni dei costieri, relegati ancora dietro il gruppo che conta. Sterile il palleggio rossoblu, ben più vivace invece la manovra sorrentina che, seppur senza strafare, anzi affidandosi spesso e volentieri a lanci lunghi favoriti dal forte vento, metteva in difficoltà la difesa calabrese. Il bravo ed astuto attaccante rossonero Maiorino chiamava Frattali all'intervento duro già in avvio di gara. Dopo un contatto dubbio in area tra gli stessi Frattali e Maiorino, non sanzionato dall'arbitro Pagliardini, il Cosenza imbarca la rete al minuto 36, allorché Musetti di tacco devia un tiro cross di Danna proveniente dalla fascia destra. Nella ripresa la pochezza offensiva del Cosenza persiste e l'attenta retroguardia campana non va mai in apprensione, se non al nono, quando Pepe costringe Polizzi ad una grande parata. Ma il Cosenza è tutto qui ed il suo forcing rimane sconclusionato ed alla fine si arrende mestamente. Sorrento batte Cosenza 1-0.